Salve, benvenuti in un nuovo video. Le spiagge ci ricordano l'estate e il nuoto, ma spesso possono sorprenderci con molte altre cose. Nel video di oggi vi parleremo di riprese speciali da spiagge di tutto il mondo. Se siete nuovi a questo canale, assicuratevi di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche. E prima di iniziare, mettete anche un mi piace al video. Numero 9. Volando con lo stormo di uccelli. Le seguenti immagini mostrano una vista affascinante di un drone che vola accanto ad uno stormo massiccio di gabbiani. Catturato da un drone DSLR Pros, questo video offre una prospettiva unica, mentre ti porta in un viaggio attraverso i cieli con questi eleganti uccelli. La scena si svolge su una spiaggia pittoresca, con il sole al tramonto che proietta una calda luce sulla terra. Il mare schiumoso si infrange dolcemente sulle spiagge sabbiose, creando uno sfondo sereno per la straordinaria manifestazione della natura. Mentre il drone vola senza sforzo attraverso lo stormo di gabbiani, vi potete immergere in un mondo in cui centinaia di uccelli prendono graziosamente il volo. Le loro ali battono all'unisono, creando una sinfonia affascinante di movimento sullo sfondo del mare in schiuma e delle spiagge umide. Queste straordinarie immagini catturano la pura bellezza e la libertà di questi uccelli costieri mentre navigano nei cieli aperti. Numero 8. Coccodrilli a Seisia Beach. Recentemente sono stati osservati 3 coccodrilli sulla spiaggia di Red Island Point, situata direttamente di fronte al molo di Seisia. Questo insolito avvistamento di questi rettili ha attirato l'attenzione e la curiosità degli spettatori. Le riprese del drone hanno catturato i coccodrilli in uno stato rilassato mentre si sdraiavano sulla spiaggia. Le loro caratteristiche distintive e la presenza inequivocabile in questa zona costiera erano davvero notevoli. I coccodrilli sono noti per la loro adattabilità sia agli ambienti d'acqua dolce che a quelli salati, il che li rende formidabili predatori. Sebbene non sia raro avvistare coccodrilli nel North Queensland, ogni avvistamento serve da promemoria della variegata fauna che abita la regione. Le autorità locali e gli esperti di fauna selvatica monitorano spesso tali eventi per garantire la sicurezza sia dei residenti che dei visitatori. Ci sono alcune regioni in cui è noto che i coccodrilli abitano le zone costiere e possono potenzialmente rappresentare un pericolo per gli esseri umani. La costa settentrionale dell'Australia, in particolare, nelle regioni come il Queensland e il Territorio del Nord, è casa dei coccodrilli degli estuari, che sono la specie di coccodrillo più grande e aggressiva, e sono noti per avventurarsi nelle acque costiere e persino sulle spiagge. Numero 7. Spiaggia di Taiwan. Le immagini di una spiaggia di Taiwan mostrano una scena tranquilla mentre le onde baciano dolcemente la riva, ignare delle tensioni geopolitiche che turbano i dintorni. Mentre Washington è in allarme sulla potenziale aggressione cinese, la vita sulle spiagge di Taiwan sembra indisturbata. Taiwan, un'isola autogovernata per oltre 7 decenni, rimane una fonte di preoccupazione per Pechino, che rivendica il territorio come parte del suo dominio sovrano. Gli incidenti recenti, tra cui le manovre militari e la pressione economica della Cina, hanno alimentato timori di un conflitto imminente. Tuttavia, molti taiwanesi rimangono impassibili alle minacce provenienti dall'altra parte dello stretto di Taiwan. Hanno da tempo vissuto con lo spettro delle minacce cinesi e hanno imparato ad adattarsi e resistere. Mentre gli Stati Uniti sottolineano la minaccia militare, Taiwan percepisce un diverso campo di battaglia: la guerra nella zona grigia. Questo approccio cerca di erodere non solo la risolutezza militare dell'isola, ma anche il morale del suo popolo. In mezzo a queste tensioni è emersa una guerra dell'ananas quando la Cina ha interrotto bruscamente le importazioni di ananas da Taiwan. Numero 6. Balena deceduta spiaggiata. La massiccia operazione di rimozione di un'enorme balena dalla South Beach di Bridlington è stata completata dal consiglio della East Riding of Yorkshire in quella che hanno descritto come la loro operazione più grande del suo genere. La balena, lunga 17 metri, ha incontrato delle difficoltà e ha tragicamente perso la vita. Questo incidente è stato un momento triste per tutti i coinvolti. Il gigantesco mammifero marino aveva attirato l'attenzione dei curiosi, con segnalazioni di persone che hanno percorso considerevoli distanze per assistere alla carcassa. Nonostante le preoccupazioni iniziali che la balena potesse dover essere smembrata per essere rimossa,
Gli addetti del consiglio sono riusciti a trasportare la creatura in un unico pezzo. L'operazione ha coinvolto il sollevamento della balena su un camion, il suo fissaggio e il trasporto. Numero 5. Inquinamento da plastica. Come l'isola di Henderson nel Pacifico del Sud, le coste del Guatemala stanno affrontando un grave problema di inquinamento da plastica. Mentre l'isola di Henderson detiene il triste primato di avere la maggior densità di rifiuti di plastica a livello globale, le coste del Guatemala stanno sopportando la loro quota di problemi ambientali. I fiumi nella regione, tra cui il rio Motagua, soffrono a causa dello smaltimento non autorizzato dei rifiuti, aggravando il problema dell'inquinamento da plastica. Durante la stagione delle piogge, notevoli quantità di rifiuti vengono trasportate nel rio Motagua, contribuendo in ultima analisi al problema dell'inquinamento da plastica nel Mar dei Caraibi. È importante notare che la crisi dell'inquinamento da plastica non è un problema unico delle isole isolate o di specifici paesi. A livello globale, 10 nazioni sono riconosciute come i principali contributori all'inquinamento da plastica negli oceani. Questi paesi includono le Filippine, l'India, la Malaysia, la Cina, l'Indonesia, il Myanmar, il Vietnam, il Bangladesh, la Thailandia e il Brasile. Curiosamente, queste nazioni non sono necessariamente i maggiori consumatori di plastica. Spesso mancano i sistemi robusti di gestione dei rifiuti. Affrontare la sfida dell'inquinamento da plastica richiede sforzi collaborativi su scala globale. È essenziale che le nazioni di tutto il mondo diano priorità a una gestione efficace dei rifiuti, riducano il consumo di plastica e adottino misure per prevenire ulteriori danni ai nostri oceani ed ecosistemi. Numero 4. Kitesurfing sulla spiaggia di Flag. La spiaggia di Flag, inizialmente fondata come centro per il windsurf nel 1988, si è evoluta in un centro completo per gli sport acquatici. Oggi offre una vasta gamma di attività acquatiche, tra cui windsurf, kitesurf, surf, bodyboard, stand-up paddleboarding, snorkeling e kayak. Alla spiaggia di Flag non si tratta solo di fornire istruzioni. Offrono anche il noleggio di attrezzature, rendendolo accessibile agli appassionati di tutti i livelli. Ciò che distingue la spiaggia di Flag è la sua posizione privilegiata di fronte alla spiaggia, con una vicinanza esclusiva alla linea di riva, a pochi metri dall'acqua. Questa posizione ideale offre il luogo perfetto per gli appassionati degli sport acquatici per indulgere nella loro attività preferita. Uno dei momenti salienti della spiaggia di Flag è il kitesurf, uno sport emozionante che combina elementi di surf e parapendio. Con il vento come motore, il kitesurf ti permette di planare sulla superficie dell'acqua, eseguendo manovre impressionanti e cavalcando le onde. Numero 3. Spiaggia infestata dalle meduse. Le pittoresche spiagge della Crimea, vicino al villaggio di Shkolkin, stanno attualmente ospitando un ospite insolito, le meduse. Innumerevoli invertebrati marini si sono riversati sulle rive, creando una sfida inaspettata per i bagnanti. Queste meduse, sebbene non siano dannose per gli esseri umani in modo mortale, possono infliggere punture dolorose. I turisti hanno descritto la loro consistenza come appiccicosa e sgradevole, con una sensazione fredda e gelatinosa. L'arrivo delle meduse è attribuito all'aumento della temperatura nella regione, conseguenza del cambiamento climatico. Questa tendenza al riscaldamento riduce il flusso di acqua dolce dei fiumi nei mari, portando ad acque più salate, in cui le meduse prosperano. Sebbene le spiagge della Crimea siano tradizionalmente state una meta estiva preferita per i visitatori in cerca di sollievo dal caldo, l'attuale invasione di meduse ha dissuaso molti. Mentre queste indesiderate creature marine continuano a farsi sentire, le rive rimangono per lo più deserte, rappresentando una sfida inaspettata per coloro che desiderano godersi la spiaggia. Numero 2. Invasioni di granchi rossi. Le pittoresche spiagge del sud della California, che si estendono da San Diego alla contea di Orange, stanno vivendo un'invasione inaspettata di minuscoli granchi rossi. Centinaia di migliaia di questi piccoli crostacei sono finiti sulla riva, un fenomeno attribuito alle temperature dell'oceano più calde, che li hanno portati più a nord del solito. Nonostante la loro insolita presenza, questi granchi rossi, conosciuti scientificamente come Pleuroncodes planipes, non sono considerati veri granchi. Di solito si trovano lungo la costa occidentale della Baja California, nel Golfo di California e nella corrente della California. Queste creature risiedono di solito nella colonna d'acqua,
con alcuni adulti che si spostano in superficie per nutrirsi di fitoplancton. Misurano circa 7,5 cm di lunghezza. Molti dei granchi rossi sono periti, ma alcuni sono riusciti a tornare in mare vivi. L'invasione ha suscitato domande sulla loro commestibilità. Numero 1. Salvataggio di balene spiaggiate a Spring Lake. Le balene, le maestose creature dell'oceano, hanno affrontato un anno difficile lungo la Jersey Shore nel 2020. Mentre questi intelligenti mammiferi sono noti per la loro presenza impressionante, hanno anche incontrato minacce come attrezzi da pesca commerciali e collisioni con navi. La Jersey Shore, una volta nota per le attività di caccia alle balene, ha visto una rinascita delle popolazioni di balene. Acque più pulite, protezione sotto leggi sulla conservazione della fauna selvatica e abbondanti fonti di cibo come il Menhaden hanno contribuito a questa rinascita. Tuttavia, con il ritorno di queste magnifiche creature marine, sono emerse nuove sfide. Si sono verificati conflitti quando le balene si sono avventurate in acque ampiamente utilizzate dai pescatori commerciali, portando a intrappolamenti in reti, cavi e boe. Questi intrappolamenti rappresentano gravi minacce per le balene, causando sofferenze e persino la morte. Ciò può provocare l'annegamento delle balene più piccole e infliggere gravi lesioni a quelle più grandi. Un incidente straziante nel 2020 ha coinvolto una giovane balena megattera trovata vicino a Sandy Hook con una rete da pesca avvolta attorno alla testa. Quali di queste riprese vi hanno sorpreso di più? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se ne volete vedere altri cliccatene uno sullo schermo oppure guardate il canale. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!